Lo sai? Ora comincio ad averne abbastanza delle tue continue macchinazioni. Che cos'è? Vogue Italia. Mamma mia, un sacco di pagine. Tutta pubblicità. Ricordi che ha detto Vanessa? Perché la tua vita deve valere più della mia? Che strano, non ricordo niente del genere! Ah! Oh, c'è qualcosa che bussa qui! Adoro l'aroma dei fiori! Sì? Adori anche l'aroma delle fiamme? Quello meno! Ah! Sì! Sono neutrale. Letale. Ken, guardami qui con un cappuccetto in testa. È una scena patetica. Sono uno stressato. Bene, bene, bene. E adesso ti scarico. Non lo farai mai. Mai dire mai. Sulla cresta dell'onda! A qualche cosa! Questa tazza è estrema! Peccato per quella macchiolina gialla! Kenneth! Che stavi per fare? Oltretutto, a me neanche piace il miele! Non lo mangio! Devo dirti due parole! È solo una piccola ape! E guarda caso è stata l'ape più carina che mi è capitato di conoscere da un sacco di tempo. Da un sacco di tempo? Ma di che cosa stiamo parlando? Ci sono altre bestie nella tua vita? No, ma ci sono cose che mi mandano in bestia nella mia vita. E tu sei una di quelle. Bene, api parlanti, niente serata yogurt. Ho i nervi a pezzi per queste continue montagne russe emotive. Addio, Ken. E per tua informazione, io ho sempre preferito il dolcificante sintetico fatto da l'uomo! Non sai quanto mi dispiace. Lo so che lascia un retrogusto amaro e mi piace! Ho sempre avvertito una specie di barriera tra Ken e me. Non l'ho mai superata. Ah, beh. Te la senti di andare al processo domani? Ho il presentimento che il signor Montgomery sia un po' corto di idee. Vogliamo chiamare l'ape Barry Benson B alla sbarra. Guarda che bella idea. Uno si spiega perché viene considerato fra i migliori avvocati del... Sì. Layton, cerchi di incantare bene questa giuria o qui finisce nel peggiore dei modi. Oh, non si preoccupi, signor Gemmill. Per riconquistare la giuria non devo fare nient'altro che ricordar loro quello che non gli piace delle api. Alle pinzette. È allergico? Solo alla sconfitta, caro, solo alla sconfitta. Signor Ape Benson, le chiedo quello che ci stiamo chiedendo tutti noi. Può spiegarci nel dettaglio qual è il suo rapporto con quella donna? Cosa? Siamo amici. Buoni amici? Sì. Buoni quanto? Beh, cosa? Ma voi due vivete insieme? Un momento, lei siamo è qui il suo piccolo... farfallone? Ehi, non le permetto! Ho visto qualche documentario in TV e a quanto ho capito non è la regina che mette al mondo tutte le api dell'alveare? Sì, ma... Quindi quelli non sono i suoi genitori veri? Oh, Barry? Sì che lo sono! Trattienimi! Lei è un'ape illegittima, lo ammetta, caro Benson! È un attacco alle api! E non vi sposate tra cugini? Obiezione! Io lo riduco a un colabrodo! Adam, no, è quello che vuole! Oh, mi appunto! Oh, signore, mi appunto! Ordine, ordine! Oh, il veleno mi scorre nelle vene! Signor Mondo! Abbattuto da una lata bestia di distruzione! Vedete? Non sono uguali a noi, sono selvaggi a strisce! Pungere! E questa è l'unica cosa che sanno fare! Adam, resta con me. Non sento più le gambe. Signore, su, non si agita. Orsù, mostrati e succhia il veleno dalle mie frementi. Fiamme. Basta! Pretendo ordine nella mia aula!